Ciao amici della Gazzetta, un saluto speciale anche agli amici di Questione di Stile. Ho saputo che vi piace la mia arte e che siete interessati alla mia attività da disegnatore. Così ho pensato di realizzare per voi un piccolo progetto. Venite con me. Per questo progetto avevo pensato di realizzare cerchi olimpici, però non i classici cerchi olimpici, ma rivisitarli come nella famosa immagine che sta circolando da giorni sul web, dei cerchi olimpici distanziati fra loro, proprio per legarli e per renderli più attuali al momento che stiamo vivendo, ovvero quello del distanziamento sociale. In più avevo pensato di realizzare all'interno di ogni cerchio olimpico un monumento caratteristico di ogni continente. Il primo cerchio che stiamo realizzando è quello dell'Oceania, quello blu. Avevo pensato anche, per rendere questo video un po' più interessante, di raccontarvi qualche curiosità su di me per ogni cerchio olimpico che andrò a realizzare. In questo caso stiamo facendo quello blu dell'Oceania, quindi mi sembrava carino partire dalla mia passione per l'acqua e da come è diventata, diciamo, poi il mio lavoro. Io ho iniziato a nuotare grazie a mia mamma, perché lei era un'insegnante di nuoto, quindi è stato naturale avermi buttato in acqua all'età di 3 mesi, 4 mesi, a fare i primi corsi di acquaticità. Poi, diciamo, è stato un crescendo perché mi è piaciuto sempre molto nuotare, quindi all'inizio per me era un divertimento, ma poi, diciamo, quando sono arrivati i primi risultati, non troppo presto, non sono come quelli che sono venuti fuori subito da giovani e ho dovuto lavorare duro e impegnarmi molto per riuscire a esprimermi nel nuoto. Però poi piano piano, oltre al divertimento dello stare in acqua, sono arrivati anche i risultati, quindi è parso logico continuare. Siccome stiamo utilizzando la tecnica del pastello a olio, adesso con il mio dito andrò a sfumare per rendere più regolare, diciamo, tutto il colore che abbiamo appena messo sul foglio. Non mi importa che sia precisissimo questo cerchio, mi piace anche un po' lasciarlo grezzo così, per non fare, a me le cose troppo precise non sono mai piaciute, infatti per esempio a disegno geometrico al liceo non era una cima. Adesso all'interno del cerchio dell'Oceania andiamo a fare l'Opera House di Sydney, che è, diciamo, il monumento più rappresentativo dell'Australia ma anche dell'Oceania. Poi, sempre riguardando al nuoto, non avrei mai pensato, quando ero un bambino, di riuscire a entrare in nazionale, di girare il mondo vestendo la cuffia dell'Italia, la tuta della nazionale, quindi diciamo che il nuoto mi ha regalato tanto. Ora sto utilizzando matite, le classiche matite lapis, quindi le matite di grafite. Questa è una 7B, in quanto sto rafforzando i punti di ombra. Ok, siamo giunti al secondo cerchio, quello nero dell'Africa. Allora prendiamo il nostro pastello nero e andiamo avanti. Per questo cerchio mi piaceva raccontarvi un po' quelle che sono state le mie esperienze e le mie difficoltà durante gli anni del liceo, in cui magari molti ragazzi di quell'età adesso si possono ritrovare. Io ho frequentato il liceo artistico e non è stato sempre facile, perché non tutti i professori vedevano bene questa mia attività da nuotatore agonista, però diciamo poi con l'impegno e la dedizione, e anche grazie all'aiuto della dirigente scolastica, sono riuscito ad andare avanti e a continuare gli studi con regolarità. Poi ora, oggi c'è anche da dire che con il progetto Studenti Atleti, che stanno in alcune scuole supportando, è più facile e anche più, diciamo, meritocratico riuscire a conciliare più passioni, fra cui appunto lo sport, del giusto impegno scolastico. Ecco, abbiamo terminato anche il secondo cerchio che rappresenta l'Africa e ho deciso di realizzare le piramidi di Giza. Non ci sono mai stato in Africa, mi incuriosisce, però deve essere una bellissima terra. Thank you.
Io sono partito dalla base della tecnica, un po' come tutti gli artisti, e poi mi sono approcciato all'iperrealismo, avendo una mano che mi consente di andare molto nel dettaglio. Però, essendo l'iperrealismo una tecnica molto di pazienza, di dettagli e roba molto prolungata nel tempo, non mi andava di fossilizzarmi solo su questa tecnica, e allora mi sono approcciato anche all'astrattismo, all'espressionismo, all'espressionismo astratto, quindi altre tecniche un po' più veloci, un po' più rapide, un po' più di impulso, che mi permettono anche di spaziare nuovi stili. Per questo colore avevo pensato di raccontarvi un po' come e da dove nasce la mia passione per l'arte. Io fin da piccolo ho dimostrato una propensione per le arti, per tutte le forme di arte, e i miei primi passi in questo mondo è stato quello di, come ogni bambino di 5-6 anni, ricopiare, copiavo le cassette della Disney, Topolino, Atlantis. Poi piano piano, migliorando, disegnavo Dragon Ball, che era sempre più difficile come disegno, così fino ad arrivare alle medie, dove tutti i miei compagni mi chiedevano dei disegni. Quindi poi la scelta del liceo artistico è parsa, diciamo, scontata, cioè non ho mai avuto dubbi al riguardo. Quindi poi ho intrapreso il liceo artistico, che mi ha dato un po' le basi, però non ho mai disegnato con grande impegno durante quegli anni, perché non mi piaceva fare le cose che ero obbligato a disegnare. Cioè io ho sempre disegnato bene quando il progetto che dovevo fare mi piaceva. Però devo dire, ho avuto dei professori molto bravi. Poi da lì, diciamo, finito il liceo, mi sono iscritto a Scienze Motorie, perché era la facoltà che mi permetteva di nuotare più serenamente e di conciliare meglio studio e nuoto e sport. E poi anche perché comunque il nuoto, lo sport è sempre stato il mio mondo, quindi mi andava bene fare Scienze Motorie. Però nella mia testa avevo comunque in mente di non lasciare l'arte, e così ho deciso di fondare la mia pagina Zazzart, il mio canale artistico. Potete trovarlo sia su Instagram che su Facebook che su YouTube, e ora recentemente ho aperto anche su TikTok. È un po' il mio canale di sfogo, cioè lì pubblico tutti i miei lavori. Grazie a Zazzart riesco anche a vendere, quindi anche se non ho un vero e proprio sito internet ancora, essendo principalmente un nuotatore, mi sembrava un po' avventata come cosa. Riesco comunque tramite i social a ricevere commissioni, a ricevere proposte per partecipare a mostre, quindi sono soddisfatto di come sta andando. Io ho sempre sentito l'esigenza di condividere i miei lavori con più gente possibile, con il mondo, quindi ho trovato in quest'epoca in cui stiamo vivendo, che è quella dei social network, il canale giusto. Per quanto riguarda il nuoto, uno dei sogni più grandi che ho è la partecipazione alle Olimpiadi, come penso sia il sogno un po' di ogni atleta. Infatti non a caso sto disegnando proprio cerchi olimpici. Il nuoto però un sogno l'ho già realizzato, che è quello di entrare a far parte del centro sportivo olimpico dell'esercito. Mio nonno è stato un generale dell'esercito in passato, quindi diciamo che l'esercito ha fatto sempre un po' parte della mia vita e della vita della mia famiglia, e quando ho avuto la possibilità concreta di farne parte ero felicissimo. Tornando alle Olimpiadi, o comunque alla mia carriera da nuotatore, c'è stato un passaggio suggestivo a livello mentale che ho dovuto fare, che è quello di vedere le Olimpiadi tramutarsi da un sogno a un obiettivo, che non è una cosa scontata. Prima le Olimpiadi erano semplicemente un sogno lontano. Piano piano, migliorando nel nuoto, questo sogno si è tramutato in un obiettivo concreto, un passaggio mentale molto delicato e che ancora oggi mi fa riflettere. Invece per quanto riguarda il campo artistico, il mio obiettivo sarebbe quello di vivere di arte, perché mi piace tantissimo dipingere, mi piace disegnare, mi piace studiare l'arte. Il mio sogno per quanto riguarda questo campo è riuscire a muovermi all'interno dell'arte. Molte persone mi hanno detto che anche l'ambito artistico è un campo molto competitivo, però essendo un nuotatore agonista, la competizione è alla base della mia vita, cioè è pane quotidiano. Siamo giunti
al penultimo cerchio olimpico, quello giallo che rappresenta l'Asia, e visto che stiamo facendo questo colore molto acceso e carico di positività, mi piaceva parlare e raccontarvi un po' di quelli che sono i miei sogni, sia in ambito sportivo che in ambito artistico. Essendo un ragazzo molto ambizioso, comunque sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove idee, sono sempre alla ricerca costante di nuovi traguardi e nuovi obiettivi. Abbiamo quasi terminato anche il quarto disegno. Questo è il Taj Mahal, che ho scelto come, diciamo, monumento simbolo del continente asiatico. Ero indeciso anche con la grande muraglia cinese, però secondo me all'interno di un cerchio olimpico stava meglio una struttura un pochino più geometrica come il Taj Mahal. L'ultimo cerchio da realizzare è quello del nostro continente, quindi quello dell'Europa, che andremo a fare con l'ultimo colore dei cerchi olimpici, che è il verde. Beh, come ultimo cerchio, visto che abbiamo quasi concluso questo disegno, vi posso parlare un po' di quello che penso della situazione Olimpiadi. Sicuramente è stata la scelta migliore quella di rinviarle, perché ne va della salute di tutti, della serenità di tutti, noi atleti, giornalisti, addetti ai lavori, pubblico, spettatori. Non aveva senso, secondo me, forzare la realizzazione di questo evento, che è un evento, non dimentichiamoci, di scala planetaria. Tutto il mondo si ferma per vedere le Olimpiadi, quindi secondo me anche da un punto di vista mediatico, oltre che di salute, non sarebbe stata la solita Olimpiade, perché quando ci sono cose più importanti come questa emergenza, giustamente lo sport deve passare in secondo piano, quindi non avrebbero nemmeno avuto il giusto risalto che un'Olimpiade merita. E da un punto di vista invece personale e atletico, diciamo, una situazione non facile da gestire, perché comunque i nostri campionati italiani di qualifica sono stati annullati circa, diciamo, 10 giorni prima dello svolgersi dell'evento, quindi eravamo tutti in una fase già di alta performance, e vedersi vanificato tutti gli anni e i mesi di allenamento è stato un duro colpo. Adesso la preparazione continua a casa, tra virgolette, perché comunque per noi nuotatori, diciamo, non è facile, ancora peggio direi, perché non avendo a disposizione il nostro elemento che è l'acqua, diventa difficile riuscire ad allenarsi bene. Si fa una preparazione a secco, a casa, corpo libero. Il nostro preparatore atletico, che è Giovanni Bosi, ci ha dato una scaletta da eseguire insieme agli altri nostri allenatori, che sono Paolo Palchetti, Giuseppe Marrone, alla Larinantes Florencia. E quindi niente, ci teniamo aggiornati costantemente, ogni giorno facciamo anche delle videochiamate per aggiornarci, e le giornate si passano così. Diciamo, io non mi posso lamentare, perché avendo anche la passione dell'arte riesco a distrarmi anche abbastanza bene, a farmi scorrere il tempo. Per il nostro continente ho deciso di realizzare la Torre Eiffel a Parigi, perché, diciamo, anche solo la posizione strategica di Parigi, che è un po' al centro dell'Europa, mi è sembrato di una buona scelta. Questi sono schizzettini veloci, nulla di troppo impegnativo, anche perché per stare dietro alle tempistiche del video non è possibile realizzare uno dei miei classici disegni come quelli magari iperrealistici, però diciamo che il risultato ci può stare. Abbiamo praticamente quasi terminato, dobbiamo soltanto fare un po' gli ultimi tocchi, ma direi che ci siamo. Ecco, con quest'ultimo tocco il disegno è finito. Spero vi sia piaciuto stare in mia compagnia nella realizzazione di questo piccolo progetto. Ci tenevo a dirvi un'ultima cosa, che è quella di continuare a resistere tutti insieme e di non mollare, perché presto sono convinto che torneremo a fare tutti insieme quello che ci piace, ovvero nuotare. Un saluto, ciao a tutti ragazzi. We'll be right back.